Video cazziatone per tutti. Bisogna stare a casa. Le scuole sono chiuse fino al 15 marzo. Fatevi una domanda, italiano medio, fatti una domanda. Se le scuole stanno chiuse fino al 15 di marzo, secondo te A è Pasqua? Non lo è, te lo dico. B c'è un pericolo di contagio. B, accendete la B. Io voglio sapere cosa ci fa tutta questa gente in giro. Dal punto di vista dell'unità di crisi regionale, noi facciamo un appello importantissimo a tutti i cittadini piemontesi, in questo momento in particolare i cittadini di Tortona, che possono aver avuto contatti con pazienti, con familiari, devono il più possibile rimanere a casa. È l'unico modo per controllare il contagio e non diffonderlo. Quindi stare a casa il più possibile, per favore. C'è troppa gente in giro. Allora, ve la dico chiara perché a volte certamente cercare di essere empatici non rende l'idea, eh? Non ci sono i posti nelle rianimazioni, non ci sono abbastanza respiratori. Noi anestesisti non ci siamo, ok? Vuol dire che i posti in rianimazione sono un numero, i pazienti che hanno bisogno di rianimazione sono e saranno di più. L'unica cosa che si può fare in caso in cui non ci siano abbastanza respiratori è bloccare le sale operatorie. Vuol dire che chi deve essere operato non può essere operato. Ad esempio, potrebbe essere una soluzione, non fate titoloni su questo, ovviamente. I respiratori e il personale medico non è sufficiente a garantire il bisogno di numero di letti nelle rianimazioni. Se continuate a stare assembrati nei bar, nelle discoteche, se continuate a fare la vostra vita come sempre, aumenterete il numero di contagi. Se dovete andare a fare la spesa, evitate di andare nei centri commerciali e di portarvi tutta la famiglia dietro, d'accordo? Una persona sola per famiglia va nei negozi, nei centri commerciali e fa la spesa. Quelli che possono aver avuto eventuali contatti o che manifestassero febbre, tosse, sintomi, non si muovono da casa. Non devono uscire da casa, contattano il medico curante, danno l'informazione al medico curante. Dopodiché il medico curante si farà conto di interfacciarli con i servizi di igiene e di prevenzione che contatteranno questi pazienti, li prenderanno in carico e li seguono dal punto di vista clinico ed epidemiologico, telefonandogli 2 volte al giorno per sapere come stanno. Qualora qualcuno di questi cittadini manifestasse delle sintomatologie importanti, difficoltà respiratorie o altri problemi, contatta immediatamente il 112. Queste sono le regole, per favore vi chiediamo di aiutarci a diffonderle. Cerchiamo di aiutare i cittadini, di limitare la diffusione del contagio, non abbiamo altri strumenti se non questi. Allora adesso parla un rianimatore e vi sto dicendo che se continuate così, il numero di polmoniti che ha bisogno di rianimazione aumenta e noi non sappiamo dove metterli. È più chiaro così? È detto in modo cristallino? Ecco, se non è chiaro, riascoltatelo. La situazione è difficile.